Quindi assumiamo la nostra posizione confortevole e dignitosa. E rivolgiamo la nostra attenzione all'interno. A quello spazio interiore che in questi giorni abbiamo percorso, spazzato e nutrito. Uno spazio dove abbiamo incontrato le nostre paure e i nostri dolori, ma anche la nostra vitalità, la nostra intenzione di felicità. Momenti di gioia e di intimità. Facciamo nido, facciamo casa in questo spazio con la compagnia del nostro respiro. Lasciamo che il nostro respiro espanda la consapevolezza di queste qualità naturali della nostra mente originaria, sempre presenti per ciascuno di noi. È la paura del dolore che vela la nostra compassione. Sono le nostre avversioni che coprono l'equanimità. Ma tutte queste qualità rimangono intatte dentro di noi, proprio come il sole non è cancellato dalle nuvole. Così dimoriamo in queste qualità interiori. Lasciamo che il nostro respiro ci dia il senso di forza che proviene da queste qualità.
Ed è da questo luogo che possiamo far sorgere gli auguri di metta per noi stessi. Forse possiamo ripetere gli auguri tradizionali. Che io possa essere sicuro, che io possa essere sano, che possa essere felice e in pace. Oppure possiamo ripetere mentalmente gli auguri che sono legati a ciò che desidera profondamente il nostro cuore. Gli aspetti che abbiamo esplorato prima. Lasciamo che questi aspetti ci diano sicurezza, forza, salute e generosità nella nostra presenza. Poi, proprio come accade quando un sasso colpisce l'acqua, lasciamo che queste sensazioni, queste qualità si diffondano attorno a noi, alle persone che ci sono intime. Alle persone verso le quali proviamo gratitudine. Lasciamo che il calore di questo affetto si diffonda. Poi auguriamo anche a loro la sicurezza, la pace, la salute e la felicità, qualunque altra cosa noi sappiamo essere cara per loro. Possa essere felice, che tu possa essere sicuro, protetto e libero da.
ai pericoli del mondo interno e del mondo esterno. Che tu possa essere sano e libero dalla sofferenza fisica. Che tu possa essere in pace e libero dalla sofferenza mentale. Poi lasciamo che questo bene, questo affetto si diffonda ancora, che si dirida verso quelle persone che ci sono sconosciute o estranee, che a volte ci regalano imprevisti momenti di gratitudine e altre volte passano anonimi nella nostra vita. Lasciamo che l'intensità dell'affetto che la dolcezza della compassione e della gentilezza che la saggezza dell'equanimità e della gioia condivisa le raggiungano. Forse possiamo augurare loro esattamente le stesse cose che auguriamo per noi. Possiate essere felici. Possiate essere sicuri. Possiate essere in pace e sani. Poi mettiamo a fuoco una persona con la quale abbiamo una relazione difficile. Può darsi che sia una persona intima, un nostro capo, un nostro vicino di casa. Può
esserci un conflitto aperto o un risentimento sorto. Guardiamo se possiamo stare con onestà di fronte ai sentimenti che proviamo. Vediamo se possiamo cogliere come il nostro desiderio di vendetta e di rivalsa avveleni prima di tutto noi stessi. In fondo, come abbiamo scoperto nella pratica precedente, auguriamo a noi e agli altri la stessa cosa. E forse anche questa persona ha lo stesso nostro desiderio di felicità. Così lasciamo che la forza di questo cerchio che si diffonde la raggiunga. Auguriamogli di essere sicuro. Di essere in pace. Essere sano e di essere felice. Auguriamoci che questa relazione guarisca. E che il veleno dell'odio non ci intossichi. Poi apriamo a tutti i viventi, conosciuti o sconosciuti, vicini o lontani. Come abbiamo fatto prima, ognuno ad alta voce fa il proprio augurio. Sia grande dentro di voi e della pace tutto intorno a voi. Possiate essere risvegliati e liberi.
citare Félix Guattari, che diceva che la felicità, se collettivizzata, può diventare sovversiva. Auguro gioia e serenità. Che un amore profondo dal cuore si diffonda tutto intorno a noi. Con consapevolezza e leggerezza. Mi auguro di provare e riprovare ancora questo senso di fare la pace che è proprio bello oggi. Spero che lo sia anche per voi. Voi possiate essere senza dover più apparire. Auguro di trovare la forza e il coraggio di essere autentici, veri. Vorrei che tutti potessero avere una vita dignitosa e che potessero liberamente ricercare la loro felicità. Auguro un posto sicuro. Auguro autoironia. Aperti a ricevere al mondo. Vi auguro di essere accettati per ciò che siete. Che possiate essere in salute nel corpo e nella mente. Che possiate essere liberi di essere. Che possiate apprezzare le differenze. Che possiate lasciare andare la diffidenza e riscoprire la forza della condivisione e della fiducia. Che possiate essere empatici. Quello di incontrare accadimenti, persone. Che possiate sentire che la felicità è più completa se sono felici anche gli altri. Auguro a tutti di imparare a prendersi cura di loro stessi e del mondo.
tutti di trovare casa nelle proprie scarpe. Sì, mentre lasciamo che questo cerchio si diffonda il più possibile. Respiriamo nel senso di apertura. E in questa qualità di sicurezza che non nasce dalle difese, ma dalle nostre qualità originali.